Intanto buongiorno, benvenuti a tutti. Allora, la sfida del territorio, energia per la crescita, opportunità di finanziamento, innovazione e cooperazione per una transizione ecologica. Se avete visto la locandina ci sono molti interventi, lo dico subito, prima che il sindaco porti il suo saluto istituzionale iniziale, 10 minuti per ogni intervento, quindi praticamente siamo nella miracolistica. Io lo dico, vi avviso, vi dirò un minuto prima, vi inviterò a chiudere i vostri interventi in modo da lasciare poi, io direi almeno una ventina di minuti, spazio per domande in chiusura di convegno. Allora, signor sindaco, perché siamo qui? Perché siamo qui e cosa dice un sindaco all'inizio per un saluto istituzionale? Bene, buongiorno a tutti, grazie, intanto grazie al moderatore, grazie a tutti i relatori ed è un piacere avervi qui quest'oggi. Credo che questo incontro di oggi per noi è molto prezioso perché avere dei relatori che ci supportano, ci diano spiegazioni per quello che riguarda, soprattutto visto ormai l'imminente sviluppo delle comunità energetiche, credo che sia per noi molto, molto importante. Ringrazio l'onorevole Daniele Ruffino che è qui con noi, credo che anche da parte sua possa darci un grande contributo quest'oggi. Da parte mia, da parte della mia amministrazione, avrei da dare alcuni dettagli in merito proprio alla comunità energetica, che però lascerei poi quando interviene il dottor Chiandiglia, che è qui fianco a me, che diciamo il consulente che ci ha seguito dall'inizio per questo nostro percorso, per l'inizio della realizzazione della comunità energetica. Quindi tecnicamente non vorrei essere io a dare dei dettagli sbagliati, ma lascio poi che sia lui ad illustrare un po' quello che è stato il nostro iniziale percorso. Lascio la parola ai relatori e grazie ancora di essere intervenuto a tutti. Grazie sindaco. Ora iniziamo proprio con il dottor Chiantia, consulente Boetos. Le comunità energetiche, uno stimolo a fare sistema per migliorare la qualità della vita. Dottor Chiantia, io sono solo un giornalista, quindi non capisco nulla di consulenze tecniche. Perché Boetos? Boetos perché mi dicono, io non lo sapevo, perché nemmeno io ho conoscenze linguistiche sul greco antico così approfondite, però mi dicono che Boetos in greco antico vuol dire colui che ti viene in soccorso, che ti dà una mano, insomma. E quindi sintetizza, ecco, come dire, l'ambito di attività della nostra società. Noi siamo una società che dà servizi di supporto alle pubbliche amministrazioni, tendenzialmente, quindi comuni, consorzi di comuni, società pubbliche, quello è l'ambiente su cui operiamo. E diamo servizi di supporto, li aiutiamo a risolvere i loro problemi laddove se ne sia l'opportunità e ci siano le nostre capacità. La società, lo dico in tre parole, è una società che è nata alcuni anni fa, composta inizialmente da uno staff fatto tutto di dirigenti e posizioni organizzative, quindi altre professionalità della pubblica amministrazione, quindi con conoscenza abbastanza approfondita del settore e su tutti gli ambiti, e operiamo in quel senso. Adesso su questa zona in particolare, così entriamo nel merito dell'oggetto della giornata, anche perché il tempo a disposizione è quello che è, quindi cerchiamo di essere estremamente sintetici. In particolare in questa zona abbiamo, come in altre zone, abbiamo come dire, supportato pubbliche amministrazioni a partecipare ad un bando che è stato proposto dalla Compagnia di San Paolo, veramente un bando che è stato fatto in due edizioni. Prima, sul finire del 2021, la Compagnia di San Paolo aveva fatto il bando Next Generation WE1, che praticamente era un bando che finanziava
alle pubbliche, ai comuni, l'attività di progettazione su progetti che potevano rientrare poi nelle linee di finanziamento del PNRR. Cioè il San Paolo, secondo me, con una buona intuizione, ha detto, va bene, il PNRR dà alcune indicazioni importanti, queste indicazioni importanti devono essere tradotte in progetti, però per poter partecipare all'acquisizione di questi finanziamenti, la prima cosa che devono essere in grado di fare le amministrazioni comunali è di avere, come dire, la capacità finanziaria per sviluppare questi progetti, e quindi ha fatto questo bando per offrire queste opportunità alle amministrazioni. Noi abbiamo partecipato con alcune amministrazioni sia alla prima edizione del bando e poi alla successiva, perché poi, visto l'esito della prima edizione del bando, San Paolo l'ha riproposto nel mese di marzo-aprile, mi pare, del 2022, e questa volta non più a graduatoria ma a sportello, quindi fino a dicembre, e in questa seconda edizione abbiamo partecipato di nuovo proponendo, come dire, sempre sul filone delle comunità energetiche, perché noi abbiamo partecipato a quel tipo, a quel bando della Comunità di San Paolo esclusivamente su quel tema per diversi gruppi di comuni. Sul secondo punto appuntamento, il sindaco di Uzzelli a suo tempo si è fatto promotore di farci, avanzare una proposta anche sui comuni di quest'area del Canavese, che abbiamo poi articolato in 5 progetti, se non ricordo male, che abbiamo presentato alla Comunità di San Paolo, quindi a gruppi di comuni, perché a nostro avviso era impossibile gestire un unico progetto su tutto l'ambito territoriale di questi 25 comuni, credo, tra i 20 e i 25 comuni complessivamente. Abbiamo presentato questi 5 progetti alla Compagnia di San Paolo che interessano questa zona, 4 sono stati ammessi a finanziamento, di cui il primo è stato quello con Zegna Capofila, il secondo con Isidio, Valchiun, Valdichi, eccetera, il terzo con Montalenghi, il quarto con Scarpazzo, se non ricordo male. Quindi una serie di progetti per la realizzazione di un sistema di comunità energetica. Adesso non siamo partiti con, quel tipo di progetto, un progetto che si caratterizza per l'aspetto organizzativo. Io peraltro sono un soggetto che posso provare a definirmi, esperto di organizzazione, perché di mestiere questo ho sempre fatto. Non sono un esperto in particolare per quanto riguarda la comunità energetica o per quanto riguarda un altro tema specifico. Io di mestiere facevo il direttore generale di comuni, consorzi di comuni e società pubbliche, mi sono sempre occupato di problemi di carattere organizzativo, e quindi abbiamo sviluppato, e qui stiamo lavorando per sviluppare su questo gruppo di comuni, la progettazione organizzativa attraverso anche un percorso di progettazione partecipata con i futuri aderenti alle comunità, progetto di progettazione organizzativa per mettere in piedi un sistema di comunità energetiche che diventi poi lo strumento, sostanzialmente, cerco di dirlo anche con le parole che definiscono l'argomento della giornata, che diventi lo strumento per definire, concertare, attuare le politiche di transizione energetica su un ambito territoriale vasto, che rientra poi nella transizione ecologica, il tema della giornata, eccetera, e quindi lo strumento di queste amministrazioni. Noi abbiamo in mente, poi stiamo lavorando, stiamo cercando di definirlo anche con il contributo dei cittadini, qui ho visto alcuni sindaci dei comuni dove siamo stati già nei giorni scorsi a fare le varie assemblee pubbliche, stiamo lavorando in questa direzione, arriveremo poi a definire le caratteristiche di questo soggetto giuridico che dovrà, a nostro avviso, quella è l'impostazione che vogliamo dare, supportare il sistema delle comunità energetiche e inquadrarlo in un ambito ancora più generale. Allora, bypasserei alcune cose che volevo dire, ma che i tempi non ci consentono di entrare nel merito. Entrerei quindi subito sulla questione comunità energetiche e quello che può essere lo sviluppo, insomma, di questa impostazione metodologica per affrontare il problema. Il problema è, prima di tutto,
Qual è il problema? Il problema è che, come dire, è l'energia, la gestione dell'energia gestita attraverso processi di tipo circolare. Allora, l'economia circolare è quella roba che in termini ambientali dovrebbe consentirci, no, di evitare, no, la, come dire, lo spreco, la parte che confligge con quello che è l'ecosistema. No? In materia di rifiuti più o meno sappiamo già tutti che cosa vuol dire, no? In materia di energia dovrebbe essere sostanzialmente la stessa cosa, dovremmo riuscire a creare sostanzialmente delle isole energetiche autosufficienti o quasi autosufficienti, dove tu con una serie di accorgimenti riesci ad autoprodurre l'energia che ti serve, quindi autoconsumarla, e possibilmente ad affiancare a questo tipo di iniziativa, perché la norma che è relativa alle comunità energetiche non parla solo ed esclusivamente di impianti di produzione da fonti rinnovabili, offre alle comunità energetiche la possibilità di intervenire su una pluralità di ambiti, anche ambiti che inibiscono per esempio l'efficientamento energetico. Quindi allora tu intervieni con appunto linee d'azione sull'efficientamento energetico più linee d'azione sulla autoproduzione dell'energia per l'autoconsumo per tendere all'autosufficienza energetica e quindi per evitare di dare il tuo contributo, il contributo che oggi ognuno di noi sta dando per rendere invivibile il pianeta. Mi sono spiegato? Allora cerchi di chiamarti fuori e di evitare di influire sull'ecosistema per quello che ti riguarda. Ci sono alcune eccellenze già realizzate, anche in Italia ci sono un paio di esempi di comunità che sono riuscite a raggiungere l'autosufficienza, mettendo insieme, hanno avuto anche l'opportunità di mettere insieme diverse modalità di produzione di energia da fonti rinnovabili, perché non si parla solo di pannelli solari, in certe realtà quelli sono lo strumento più semplice, però c'è l'idio, l'idroelettrico, c'è l'eolico, insomma ci sono le biomasse, si possono fare tante cose. Ci sono realtà anche nel nostro paese che coniugando assieme diverse di queste possibilità sono riusciti ad arrivare addirittura alla completa autosufficienza energetica. No? In particolare per quanto riguarda, quanto tempo abbiamo a disposizione? Cerchiamo proprio di stringere molto. In particolare, ecco, io ho vissuto a suo tempo, questo lo dico, un altro processo importante, come dire, sul tema della transizione ecologica, perché proprio in quel periodo di mestiere facevo il direttore di un consorzio di obbligatorio di bacino che gestisce i servizi di igiene urbana su un bacino anche piuttosto ampio, circa 250.000 abitanti, no? All'epoca era il 2003-2004, forse qualcuno un po' datato come sottoscritto se lo ricorda, no? E quando si è partiti sulla raccolta differenziata, no? Sulla raccolta porta a porta, sulla tariffa, no? Si raccontava che avrebbe dato anche dei benefici economici, ma sapevamo tutti, almeno addetti ai lavori, che non era vero, era solo un modo per cercare di convincere la gente a fare la loro parte, tant'è che province e regione davano ai comuni il contributo sugli extra costi, quindi è evidente che il servizio sarebbe costato di più, ecco. Però era una cosa giusta da fare, questo non vuol dire che non fosse giusta perché non dava un ritorno economico. Oggi con le comunità energetiche, secondo il mio modo di vedere, perché mi sono studiato un pochettino la cosa, soprattutto nelle realtà come la vostra, dove si tratta tutta di piccoli comuni e quindi potete beneficiare dell'apposita misura del PNRR che sostiene le comunità energetiche che si realizzano nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, lì la parte, diciamo, la componente di stimolo economico a far funzionare il sistema è effettivamente presente, è importante, perché la misura, come si sta definendo, abbiamo ancora le notizie ufficiose perché il decreto del MASE ufficialmente non l'abbiamo ancora visto, però abbiamo visto la versione ufficiosa, è tale per cui nelle piccole amministrazioni, nei comuni al di sotto di 5.000 abitanti, si dovrebbe riuscire a impiantare, a realizzare sistemi produttivi di energia senza dover fare lo sforzo del finanziamento iniziale, che è una cosa importantissima, perché questa linea di finanziamento garantisce, dovrebbe garantire, e
i soldi sono parecchi, perché dai calcoli che abbiamo fatto, visto che interessa solo i comuni sotto i 5.000 abitanti, prendendo la cifra che è stanziata da PNRR e dividendola per i 5.000 comuni italiani, grosso modo, sotto i 5.000 abitanti, se ne sono per quasi 500.000 euro a comune, ammesso che tutti i comuni lo facciano e tutti lo facciano per tempo. Quindi risorse importanti. L'ultima cosa che devo dire, questa è importantissima, secondo il mio modo di vedere, è il problema della transizione ecologica e anche solo per quanto riguarda la parte, come dire, rilevante che interviene sull'energia, è un problema che deve essere affrontato, a nostro avviso, anche dal punto di vista organizzativo, come dire, affrontando i diversi livelli del problema con diversi strumenti, perché ogni livello, come dire, di importanza della questione richiede l'impiego di uno strumento adeguato. Allora, la comunità energetica può essere uno strumento di partenza a livello locale, perché è anche molto incentivata economicamente, per affrontare inizialmente il problema. Per arrivare, per far diventare quello uno strumento effettivo di sviluppo, noi riteniamo, e lo stiamo cominciando a proporre alle amministrazioni interessate, ieri sera a Barone ne abbiamo parlato, no? Che ci debba essere poi un momento successivo, cioè un momento aggregativo di queste realtà, perché dobbiamo riuscire a fare dei numeri molto più importanti e dobbiamo riuscire a fare sinergie ed economie di scala per rendere sostenibili ed economicamente dotate queste realtà. Il passaggio successivo che noi ipotizziamo è, in buona sostanza, è che, come dire, si sposa molto con il tema dell'ambiente, è quello della fondazione di comunità. Tanto per capirci, l'ipotesi organizzativa che abbiamo è la comunità energetica gestita attraverso uno strumento giuridico molto semplificato, poco oneroso, che però abbia più che altro, ci risolva più che altro il problema della limitazione geografica alla cabina primaria, e poi un livello successivo aggregativo di queste piccole realtà organizzative che supera il livello della cabina primaria, a livello gestionale, nella gestione dei rapporti tra di loro. Questo è compatibile con la norma, perché non sarebbe un'altra comunità energetica, è uno strumento aggregativo delle comunità energetiche. E questo potrebbe essere lo strumento che riteniamo interessante, potrebbe essere questo, peraltro uno strumento che è molto, come dire, valorizzato e tenuto presente dalla Compagnia di San Paolo, e lo, tendenzialmente lo sostengono molto. Noi proporremo per questa realtà geografica, abbiamo in programma proprio nei prossimi giorni di incontrare la Compagnia di San Paolo su questo tema, questa possibile evoluzione. Ho chiuso qui perché mi fanno cento che è un po' sforato. Grazie, dottore Chiampia. Quando ha parlato di quei 400-500.000 euro a disposizione dei comuni, ho visto un bagliore negli occhi degli amministratori pubblici presenti. Non so se mi sbaglio. Quindi, in pratica, sinergia, fare sistema, territorio, è tutto molto bello, ma l'avvocato Rodolfo Pampaloni, è tutto così facile? È avvocato giurista civista torinese, si è sempre occupato di piccole e medie aziende. In realtà sappiamo che c'è un po' di confusione tra le normative, le leggi, il diritto privato, e non sempre gli interventi dei politici aiutano a fare chiarezza. Ora, più che avvocato, qui mi serve un PM, cioè in 10 minuti riusciamo a spiegare se questa confusione esiste e più o meno come ci si potrebbe orientare. Prego. Ah, buongiorno. Devo fare il PM, ma sono laureato in procedura penale, quindi volevo fare il PM, poi ho cambiato idea perché visto un film ho deciso che avrei fatto l'avvocato, visto il verdetto. Allora, è un tema enorme ed è molto difficile perché ovviamente essendo all'inizio delle comunità questa esperienza in Italia, come al solito, siamo indietro, gli strumenti giuridici da utilizzare sono ancora vaghi. Sono vaghi perché la legge europea è una legge di principio. Voi che adesso dovete fare comunità energetiche, vi trovate questa definizione genericissima che le comunità energetiche si fanno secondo il diritto privato, che è così il senso degli angeli, no? Codice civile, eccetera. Cosa vuol dire in pratica?
non c'è scritto nulla. Adesso si parla ovviamente di forme di finanziamento, che è il problema fondamentale, che non dovrebbe riguardare i giuristi, ma è il problema di fondo. E poi a cascata dovrebbero esserci dei decreti attuativi e dargli una mano per capire come fare. Chi mi ha preceduto giustamente ha toccato un punto, cioè, ma insomma, alla fine della fiera che strumento dobbiamo usare noi sindaci? La fondazione, la cooperativa? La risposta per adesso, al solito, non voglio fare la zecca garbugli, ma è aperta, nel senso che ci sono esperienze all'estero dove si usa molto la cooperativa, qualcuno in Italia l'ha fatto con la cooperativa, si propone la fondazione. Io direi che chiamatela come volete, il problema vero non è come si chiamerà lo strumento giuridico, ma è un altro che adesso vi espongo in circa 7 minuti. Allora, in buona sostanza, voi amministratori pubblici dovete ricordarvi che anche se c'è scritto diritto privato, siete degli amministratori pubblici, quindi gestite denaro degli altri, denaro pubblico. Quindi, a mio sommesso avviso, onde evitarvi i futuri problemi con i noti PM, io devo fare il PM, no? E ciò che fare purtroppo con questa categoria, e per evitare problemi io direi, allora, prima di tutto, primo livello, siccome entrare in una comunità energetica è comunque una decisione politica, perché parliamoci chiaro, le vere ragioni per le quali si sceglie di fare una comunità energetica piuttosto che andare all'IREN e dire fai tutto tu, sono delle scelte politiche, no? Qui dietro la questione del come gestire le energie, come voi sapete, come è sempre stato, ci sono delle questioni politiche, diciamo politiche, molto ampie. Tanto per fare un esempio, non è un caso che abbiano scelto che solo i comuni sotto i 5.000 abitanti hanno degli incentivi. Io che sto a Torino in centro, se stessi a Mirafiori potrei andare da Carciofo e magari mi mettono l'impianto fotovoltaico. In centro a Torino non posso, chissà perché, beh, c'è l'IREN. Quindi primo livello di intervento vostro, fate, secondo me, poi qui siamo a livello di parere, consiglio comunale, delibera di maggioranza, quindi la decisione deve essere politica e presa dall'organo competente. Poi fate una bella delibera di giunta e poi cominciate con le determine, in modo tale che la vostra decisione di partecipare alla comunità energetica ha la protezione dell'operazione della legge politica. Quindi voi fate un'operazione di comunità energetica, non perché una mattina vi siete alzati così, siete degli idealisti improvvisamente, poi, perché c'è un iter politico che avete seguito. Dopodiché, secondo fondamentale passaggio, ricordatevi che siccome gestite denaro pubblico, voi quando gestite denaro pubblico e date degli incarichi, avete delle normative, delle procedure di legge che conoscete meglio di me, perché io sono anni che non faccio bandi, appalti, infatti, quando ero giovane li ho fatti. Quindi, quando dovete spendere del denaro pubblico, ci vuole un consulente, ci vuole chi volete, ricordatevi che per evitare poi pasticci, c'è stata una sentenza della Corte dei Conti, di non so più dove, che ha... se l'è presa con un comune, perché il comune non aveva usato l'evidenza pubblica per far partecipare a questa comunità vari soggetti. Quindi vi consiglierei di ricordarvi che c'è questo passaggio, perché se voi fate una comunità energetica con i cittadini non c'è problema, con delle aziende che partecipano come produttori, già lì io direi fate una bando, una gara, adesso, insomma, il concetto è consento, io pubblico
non decido discrezionalmente perché mi alzo la mattina, ma perché secondo la legge, no, quando devo comprare una cosa pubblica, devo usare determinati criteri, okay? Anche se c'è scritto diritto privato. Va bene? Questo è il vostro criterio. Così un domani, se qualcuno mi dice, ma perché hai scelto Pampaloni e hai dato 200.000 euro così, del denaro pubblico che hai avuto stanziato, in base a qual è il criterio? Qual è la norma che ti ha ispirato per andare a trattativa? Non hai fatto nulla, gliel'hai data così, non va bene, abuso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ricordatevi, regola fondamentale, che anche se c'è scritto diritto privato, voi siete degli amministratori pubblici. Dopodiché mi auguro che nel giro di breve tempo, perché queste operazioni hanno un senso anche per i cittadini, per il consenso, eccetera, non solo se c'è un risparmio, ma se sono fatti in un arco temporale ragionevole, 2-3 anni, si può dire, ok? Confido che sui modelli giuridici ci sia un po' di chiarimento. Io so che qualcuno tra un po' di giorni va a farsi un viaggio in Olanda, perché ovviamente negli altri paesi sono più evoluti, in Olanda usano le cooperative. Molto interessante, ma il diritto olandese non è molto simile al nostro. Io adesso, se poi qualcuno lo vorrà, e ho concluso, farò un'altra cosa. Vado a sfrugugliare i tedeschi, perché il diritto tedesco è più simile al nostro. È vero che a livello pubblico i comuni e i land tedeschi hanno molta più autonomia di quella che abbiamo noi, ma pare che loro usino dei modelli di cooperative. Adesso forse riesco a metterci il naso, forse chiamo io Francoforte, c'è un amico che sa il tedesco, e vedo di andare a vedere per dirvi poi bene, così si entra in media stress sul problema, se effettivamente conviene puntare su, vabbè, allora noi facciamo la cooperativa o facciamo effettivamente la fondazione. Direi che ho già detto un sacco di roba e mi fermerei qua. Grazie. Grazie al PM Pampaloni. Passiamo a un altro tema. Adesso, dopo le istruzioni per l'uso locale, passiamo ad un tema. Allarghiamo un po' il discorso. Francesca Blanca, architetto, io leggo qui, ci sono qualifiche importanti, dottore ricerca in sviluppo urbano territoriale, esperta di governance territoriale, analisi comparativa delle politiche urbane in Europa e anche in America Latina. Qui stiamo allargando il discorso sui distretti e energia positiva per una transizione energetica giusta. Sono molto incuriosito da questa idea che ci permetterà di chiarire il concetto di distretto energetico positivo, che è una sigla che in italiano è BED, che ha a che fare con gli obiettivi importanti che sono italiani, ma soprattutto europei, arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Insomma, qui stiamo allargando molto. Cominciamo a volare più alto rispetto alle problematiche che i nostri amministratori possono avere. Cioè entriamo in un campo che ci permette di allargare la visione addirittura fino al 2050. Prego. Grazie. Dobbiamo assolutamente volare alto. Volevo innanzitutto ringraziarvi per questo invito, grazie al Comune di Ozenia, grazie all'onorevole Ruffino. Parlare di comunità energetiche e ovviamente anche di distretti a energia positiva, e vi dico, dobbiamo volare in alto perché sicuramente gli obiettivi posti al 2050, quindi il raggiungimento della neutralità climatica per tutti i comuni europei, non è cosa da poco conto, quindi sicuramente non è una sfida facile, e le comunità energetiche sono sicuramente lo strumento migliore che abbiamo attualmente e più importante per costruire questo percorso, che sicuramente è un percorso politico, perché la transizione energetica giusta è una questione politica, quindi qui mi collego a quanto detto in precedenza, e se non vogliamo in alto sicuramente non potremo raggiungere questi obiettivi estremamente ambiziosi. Quindi è bene parlare soprattutto nei comuni di piccole
le medie dimensioni, e io vivo in un comune molto piccolo, Torre Pellice, una valle montana, molto lontana da qui, e sono, diciamo, affezionata alla questione città di piccole e medie dimensioni, perché è proprio lì dove le risorse, sia tecniche, sia economiche, sia anche le risorse umane, sono limitate. Quindi è molto più difficile raggiungere questi ambiziosi obiettivi al 2050, perché non siamo Torino, non siamo Milano, non siamo la città capitale, e quindi la sfida è ancora più grande. E se questa sfida non è condivisa con i cittadini, è molto difficile, no? Raggiungere questi obiettivi. E detto ciò, per quanto riguarda la transizione energetica giusta, è importante ribadire che non è possibile, diciamo, promuoverla, non è possibile attuarla se non coinvolgendo attivamente tutta la cittadinanza, e non è possibile neanche se i benefici di questa transizione energetica non sono condivisi. Quindi assolutamente le comunità energetiche, come sfida condivisa del territorio, sono proprio lo strumento per raggiungere questa transizione energetica. Anche come azione climatica, perché abbiamo una serie di responsabilità sia come individui sia come collettività proprio nella lotta agli effetti dei cambiamenti climatici. E detto ciò, le comunità energetiche è sicuramente, come comune di Ozegna, piccoli comuni del canavese, avete questo strumento per agire attivamente, ma lo strumento e l'idea dei distretti a energia positiva sono qualcosa che va un po' oltre le comunità energetiche. Prima il dottor Chianti ha parlato di isole energetiche autosufficienti, e sicuramente i distretti a energia positiva, chiamati PED per l'acronimo in inglese, sono delle isole energetiche autosufficienti, ma anzi vanno oltre, perché addirittura sono a livello di città più grandi, sono dei quartieri, a livello di piccoli comuni, possono essere interi comuni, sono appunto a energia positiva, il che significa che producono più energia rispetto a quella che consumano su base annua. Quindi è, diciamo, andare un po' oltre il concetto di CER, e all'interno di un distretto energia positiva possiamo avere molteplici comunità energetiche. Quindi anche a livello di territorio, e qui intendo il territorio come, diciamo, territorio vasto, non soltanto il comune singolo di Ozegna, ma ad esempio pensare ad un lavoro come comuni del Canavese, come unioni montane, come unioni di comuni, diciamo, di diverso tipo, ma cercare di lavorare collettivamente, unire le forze, perché essendo piccoli dobbiamo assolutamente lavorare, cooperare e lavorare insieme. Quindi questi distretti a energia positiva, che sono attualmente molto dibattuti a livello europeo, c'è un sacco di ricerca appunto a livello di vari paesi europei, come C2R, quindi come società di consulenza energetica, stiamo partecipando alla scrittura di una proposta progettuale che speriamo poi possa essere vincitrice con alcune altre città europee, con la città di Grenoble, con Ginevra e con Stoccolma, proprio per lavorare sull'ottimizzazione di questi distretti a energia positiva. Immaginatevi un PED come un'area urbana limitata, può essere appunto un piccolo comune o un quartiere di Torino, dove al suo interno abbiamo una serie di edifici collegati, che sono sia edifici residenziali, quindi le nostre abitazioni, ma abbiamo ad esempio la piscina comunale piuttosto che il centro sportivo, e a livello di PED dobbiamo fare in modo di produrre più energia, quindi da fotovoltaico, ma anche energia eventualmente eolica, piuttosto che utilizzare reti locali di teleriscaldamento, e quindi lavorare collettivamente proprio per generare questo surplus di energia. E all'interno di un ipotetico PED a Ozegna o comunque nel Canavese potremmo avere una serie di comunità energetiche collegate che lavorino proprio in simbiosi. E qui sicuramente dobbiamo pensare alla transizione energetica giusta come una, diciamo, un obiettivo comune anche per fare rigenerazione urbana. Quindi riuscire ad attuare delle
gli interventi mirati, che ovviamente rispondono a una politica urbana più ampia, proprio per riuscire a migliorare i servizi che abbiamo sui nostri territori. Possono essere servizi legati all'educazione, piuttosto allo sport, alla cultura. Quindi sia le comunità energetiche sia i distretti di energia positiva possono essere quella leva che ci permette di fare una rigenerazione urbana più ampia. E avevo nella presentazione messo alcuni esempi europei di PED, che sono un piccolo comune austriaco nel Tirolo, dove appunto è stato creato questo nuovo quartiere a energia positiva, e ci sono a livello europeo sia piccoli comuni che stanno lavorando sulla questione PED, ma anche quartieri di grosse città, come quest'altro esempio che è la Mabai quartiere di Stoccolma, che è proprio uno di questi quartieri che vi dicevo prima, interessato da uno dei progetti europei sui quali stiamo presentando una proposta. Quindi immaginatevi PED sia come strumento per i piccoli comuni, ma anche ovviamente per i comuni grandi come Torino, Roma, eccetera, per poter lavorare a livello di quartieri. Quindi per immaginarci anche un lavoro di pianificazione territoriale, diciamo, per isole, per i distretti, quindi un po' il discorso legato alle comunità energetiche, ma cercare di pensare un'ottica di pianificazione proprio a livello di micro isole territoriali. Quali sono i possibili sviluppi sui nostri territori, quindi soprattutto coinvolgendo comuni di piccole e medie dimensioni? Ci sono i partenariati pubblici e privati per poter lavorare su questi argomenti, quindi avere dal nostro lato la pubblica amministrazione, ma anche ovviamente una rete consolidata di associazioni di cittadini, anche i singoli ovviamente, poi cercare qualcuno che abbia voglia di investire su questi progetti, quindi possono essere o bandi europei piuttosto che legati al PNRR, oppure degli investitori che abbiano voglia di cogliere la sfida della transizione energetica giusta e andare a investire su territori facendo leva proprio su questi argomenti, argomenti di efficientamento energetico, argomenti di transizione energetica, e vedere il lato positivo di questi interventi. Poi sicuramente coinvolgere organismi di ricerca come le università o anche istituti privati di ricerca, le varie utilities che possono essere coinvolti in questi partenariati pubblici e privati, aziende come la nostra, quindi aziende di consulenza, piccole e medie imprese che operano proprio sul territorio, nel nostro caso appunto in Piemonte ma anche in altre regioni italiane, far leva su scelte tecnologiche innovative, quindi anche a livello proprio di tecnologia installata, quindi scegliere tecnologie di ultima generazione, cercare di sfidare e andare sempre oltre nella scelta di queste tecnologie, e poi ovviamente fare una scelta a livello progettuale che possa coinvolgere una serie di attori, quindi va dall'università al centro tecnologico, tutte le medie imprese, quindi cercare di creare innovazione sui territori tramite questi partenariati pubblici e privati da costruire ovviamente insieme all'amministrazione pubblica e ai cittadini. E qua mi taccio, forse non sono arrivati ai 10 minuti, ma lascio spazio al collega Chiappero. Perfetto, grazie. Grazie. Il collega infatti era Francesca Blanche, che in pratica ha non solo esperta di governance, ma anche una posizione di specialista di ricerca e sviluppo per CWR Energy Consulting. Passiamo ad un altro esperto dello stesso gruppo di CWR, che è Marco Chiappero. Allora, dottore di ricerca in ingegneria ambientale, esperto di valorizzazione e recupero di acque e reflue civili, valorizzazione di rifiuti e, qui mettete a dura prova il mio povero inglese, life cycle assessment, che però adesso ci spiegherà che cosa vuol dire naturalmente. Però cambiamo tema, siamo sempre in una questione ambientale climatica, in un momento difficile almeno per questa
questa zona del nord Italia, che è la siccità e gestione della risorsa acqua. Allora, in che modo possiamo abbinare i due temi, la produzione di energia rinnovabile, ma contemporaneamente un problema di acqua, di mancanza di acqua, che ha ripercussioni importanti ovunque, in particolare nel settore agricolo? Prima. Grazie mille. Allora, sì, cambiamo argomento, ma sono argomenti strettamente legati, sicuramente attuali entrambi. Disponibilità della risorsa idrica, ma in che maniera si intreccia? Probabilmente nel 2022 abbiamo visto il momento in cui utilizziamo l'acqua per produrre anche energia, quindi i nostri impianti idroelettrici e anche i nostri impianti termoelettrici, per il loro raffreddamento non possono farne a meno. Abbiamo dovuto spegnere la scorsa estate alcuni impianti termoelettrici nel momento in cui eravamo anche in una situazione di crisi energetica oltre che di crisi idrica, quindi vediamo come argomenti che sembrano slegati sono strettamente legati. Ma facciamo un passo indietro. Partirei dal concetto di ciclo dell'acqua. Adesso non voglio fare una lezione sul ciclo dell'acqua, potremmo parlarne per ore, ma è soltanto perché per far passare il concetto che sarà un concetto elementare, ma dobbiamo sempre avere, per quanto riguarda l'acqua e non solo, in generale per quanto riguarda il discorso energia, come abbiamo visto, ma anche il discorso ambiente più in senso ampio, una visione di insieme. C'è un ciclo naturale nell'acqua, quindi l'acqua viene stoccata e fluisce in aria sulla terraferma e sotto di noi nelle falde, e l'uomo inserisce le proprie attività umane, quindi agricoltura, attività industriali, attività civili, all'interno di questo ciclo, come prelevando l'acqua, utilizzandola, cambiandone la qualità, la quantità e rimettendola in ambiente. Quindi interagisce con questo ciclo, come vediamo. Finora in Piemonte, nel contesto piemontese, abbiamo avuto una grande disponibilità di acqua. In questa situazione estrema, più in generale, come vedremo, c'è una tendenza, questa grande disponibilità inizia a vacillare. Cosa abbiamo visto nel 2022? C'è stata una situazione sicuramente estrema, eccezionale, una situazione meteorologica estrema che perdura diciamo da dicembre 2021 fino ad oggi. Abbiamo raggiunto, secondo i dati ARPA, secondo i dati regionali meteorologici, abbiamo spostato in là il concetto di estremo. Abbiamo avuto una precipitazione annua nel 2022 inferiore del 40% rispetto alla media. Le temperature anche hanno raggiunto, che è il secondo valore, secondo in classifica rispetto a quando si registrano i dati. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo raggiunto il primo posto, con una temperatura media superiore di 2,3 gradi rispetto alla media di riferimento. Abbiamo avuto anche il periodo secco tra dicembre e marzo 2022, il secondo più lungo da quando si registrano i dati. Quindi questa combinazione, diciamo, di temperature estreme e di carenze di acqua hanno prodotto questa situazione che perdura anche attualmente, nei primi mesi del 2023. Ma non sarebbe corretto dire che questa situazione meteorologica è una situazione estrema. Però c'è da dire che gli scenari climatici, per quanto riguarda l'area mediterranea, questa situazione ci colpisce in quanto estrema, quindi eccezionale, ma non ci stupisce, nel senso che la direzione è comunque verso una carenza, o meglio una variazione della distribuzione della disponibilità d'acqua, nel senso che si parla tanto di aumento degli eventi estremi. Cosa vuol dire? Viene troppa acqua tutta insieme, seguito, quindi grandi piogge, seguito da un periodo secco, sempre più prolungato. Questo che cosa vuol dire? Che dobbiamo iniziare a prendere delle pensare a livello di pianificazione come fare, nel senso che quest'anno scorsa estate siamo trovati impreparati, e che cosa i sindaci che cosa hanno dovuto fare? Iniziare a razionare l'uso dell'acqua. Vediamo un attimo ancora come usiamo quest'acqua. Allora, soprattutto in ambito agricolo, più della metà dei fabbisogni idrici
sono destinati all'agricoltura, per irrigazione e allevamento, ma anche per il settore industriale, per produrre energia, come abbiamo detto prima, ma anche nel settore civile, cioè per le nostre abitazioni e le nostre città. La rete idrica, inoltre, è l'Italia, all'interno del contesto europeo, e tra i paesi che utilizzano e consumano più acqua. Quindi ne potabilizziamo molta e diciamo che ne perdiamo anche. Si parla tanto anche delle perdite della rete idrica, pensiamo, riporto solo più il dato, il 40% dell'acqua che potabilizziamo viene dispersa in rete. Questo ci fa riflettere sul fatto che dobbiamo iniziare ad usarla meglio. Quali soluzioni però possiamo adottare in ambito urbano? In questo caso non bisogna inventare nulla di nuovo, nel senso che finora non abbiamo mai implementato questo tipo di... cioè non abbiamo mai pensato più di tanto in Piemonte di stoccare l'acqua piovana, per esempio, perché ne abbiamo sempre avuto a disposizione. Perché farlo? Basta andare a vedere che soluzioni vengono implementate, diciamo, da sempre dove l'acqua non è disponibile, banalmente sull'Italia o altri paesi. Quindi bisogna andare sicuramente in una direzione di ripristino della permeabilità del suolo, perché se una superficie pavimentata, cementata, nel momento in cui c'è l'evento estremo di pioggia, l'acqua tende a scorrere, tende ad andare in fognatura e a creare problemi. Quindi sicuramente una maggiore permeabilità delle superfici urbane. Bisogna andare verso una direzione, come ho appena detto, di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana. Nel momento in cui c'è l'evento di pioggia, si installano dei serbatoi, sia alla scala del singolo edificio, privato o pubblico, che più alla scala di quartiere, si cerca di raccoglierla, stoccarla e utilizzarla per utilizzi non potabili, come irrigazione delle nostre aree verdi, oppure alimentazione delle cassette dei servizi igienici, per fare alcuni esempi. Condizione per farlo è avere, questo sia a livello urbanistico, avere una rete separata, perché non sempre, ma attualmente molte delle reti idriche in ambito urbano non separano, diciamo, le acque nere, cioè le acque dei nostri scarichi, dalle acque di pioggia, e questo non permette di separare i due flussi, una condizione necessaria. E poi bisogna, sia alla scala del singolo edificio che alla scala di città, bisogna cercare di recuperare e riutilizzare parti delle acque che consumiamo. Non le acque, non parlo di acque di scarico, di servizi igienici, ma sostanzialmente delle acque grigie, tutto ciò che non è servizi igienici. E poi bisogna cercare di risparmiare acqua. Qui, tradotto, cosa vuol dire? Rubinetteria, temporizzatori dei rubinetti, per la riduzione dei consumi. A livello legislativo, la normativa che prende il nome di criteri ambientali minimi? Si tratta di una serie di requisiti ambientali da rispettare in tutti gli acquisti di beni e servizi in ambito pubblico, tra cui anche nuovi interventi in ambito edilizio e di riqualificazione o di nuova costruzione urbanistica. In tal senso la norma introdotta nel 2022 recentemente ci viene in soccorso, ci dice cosa fare, parla appunto di permeabilità, per esempio, della superficie territoriale, cioè progetti di, per esempio, nuova costruzione, la superficie territoriale, il 60% di questa deve essere superficie permeabile, piuttosto che gli interventi di riqualificazione urbanistica. Si deve prevedere, come dicevo prima, una rete separata per le acque di pioggia dalle acque nere e acque grigie, e bisogna prevedere uno stoccaggio delle acque di pioggia e un riutilizzo per irrigazione delle aree verdi piuttosto che di servizi igienici, per fare alcuni esempi. Sicuramente sono necessari investimenti, quindi sì, viene detto a livello del legislatore, a livello nazionale ci dice cosa fare, va nella direzione giusta. Sono necessari investimenti e sovvenzioni, perché si tratta comunque di investimenti significativi. Qua ho poi riportato alcuni esempi di interventi che si possono fare. Mi fermerei qua.
Concluso, no? Sì. Ah, grazie, allora, perfetto, siamo nei tempi, però ingegnere non potremmo prelevare l'acqua dal versante francese delle Alpi a parziale indennizzo del furto della Gioconda, non sono previsti grandi impianti, ma era per dire. Ma passiamo, grazie intanto per questo intervento tecnico, passiamo alla seconda parte di questo convegno, passiamo alle esperienze dirette, le esperienze del territorio. E abbiamo qui il sindaco, io ho letto la Cesti di Dracco, l'esperienza di un piccolo comune, il sindaco Antonio Bernini, ci deve essere un errore, sindaco, piccolo comune, pensavo fosse grande, no, non è così. Sì, svegliamo subito che sei assessore in quel comune così. Allora, ringrazio innanzitutto il sindaco Bartoli per l'invito, saluto gli amministratori e il pubblico presente e un saluto particolare all'onorevole Ruffini. Allora, preciso una cosa, nella locandina c'è scritto storie di successo. So che la coordinatrice di questo evento, Cristina Barello, ha molta iniziativa, molte capacità, lo prendo come un augurio, consapevole del fatto che quello che vado a raccontarvi è un progetto piccolo che sta muovendo i suoi primi passi, quindi di avere successo me lo auguro e vedremo come sarà. Faccio una premessa a cui tengo molto, visto che il tempo a disposizione non è molto. Noi parliamo di comunità energetiche, di sostenibilità, ed è naturale pensare al futuro dell'ambiente, a quello che lasceremo ai nipoti, al risparmio oggi per i cittadini, per le famiglie, per i nostri enti, eccetera. Però penso, da amministratore, sia corretto dire che queste tematiche sono anche preziose per quanto riguarda la promozione turistica del nostro territorio, cioè sono informazioni che sono parte integrante del marketing territoriale. Pensate al Trentino, dove anche dal Piemonte si va a camminare o si va in bicicletta. Non avrebbe questa attrattiva se non fosse anche un territorio dove chi ci vive è attento ai temi della sostenibilità, è green, come si dice, ha una raccolta differenziata da con performance straordinarie. Ecco, da amministratori credo che sia importante guardare a queste tematiche anche per le tante ricadute che ci possono essere. Allora, veniamo in sintesi con alla nostra piccola storia. Noi iniziamo a interessarci effettivamente alla qualità energetica, vi faccio un sunto delle slide, all'inizio dell'anno scorso. Gli elementi che sono stati preziosi per il cammino che abbiamo fatto sono stati: anzitutto abbiamo incaricato un consulente, un tecnico, di seguirci, perché questo è un tema di cui tanti parlano, ma poi avere contezza di che cosa serve fare, come lo si fa, eccetera, è tutt'altro che parlare. Questo tecnico ha iniziato ad aprire anche una posizione con il GSE, che poi è la condizione fondamentale per poter dar corso alla comunità energetica. Poi abbiamo avuto la fortuna di aggiudicarci un bando di Fondazione Compagnia di San Paolo che si chiama Sinergie, che è un bando anomalo per così dire, perché non abbiamo beneficiato di risorse per realizzare dei progetti, ma abbiamo beneficiato di qualcosa di più importante, cioè abbiamo usufruito di un tutoraggio, abbiamo usufruito di un'assistenza puntuale su quelli che erano i nostri desiderata per costituire la comunità energetica, sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista tecnico, quindi con i legali del San Paolo e con alcuni ingegneri del Politecnico che per ciascuno dei beneficiari hanno fatto un progetto ad hoc. Da amministratore questo lo apprezzo particolarmente, perché mancando le norme attuative, nel clima di incertezza che c'è in questo campo, in senso generale, avere un supporto di questo tipo è fondamentale. Poi, sempre con Fondazione Compagnia di San Paolo, abbiamo usufruito di un altro bando, il Next Generation 2, tramite il dottor Chiantia e Boetos, e quindi i progetti a cui partecipiamo come Comune di Dracco sono due. Uno è la nostra piccola comunità energetica in loco e la comunità energetica che unisce quattro comuni della Val Chiusella, la Bassa Val Chiusella, Missiglio, Vistorio, Valdichi e il Comune di Vidracco,
che è in un certo senso poi la parte di sviluppo, un po' come l'intervento che ha fatto l'architetto prima, cioè l'idea di creare delle strutture che raccolgano iniziative sul territorio, mi sembra che poi sia e gli dia una dimensione appropriata, sia un po' la direzione importante. Altro elemento importante, che magari può interessare, che invito, che referenzio ai colleghi amministratori, siamo soci di AESS, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, è un'agenzia con sede a Modena, ne fanno parte i comuni dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Puglia, della Lombardia. Noi in questo momento siamo l'unico comune piemontese iscritto a questa società, loro sono fantastici perché parlano un linguaggio pubblico, danno assistenza legale, tecnica e se volete avere informazioni insomma, potete andare sul loro sito e vedere questi aspetti. Altro elemento fondamentale, ecco se le slide intanto scorrono va bene, altro elemento fondamentale nella programmazione 2022 abbiamo progettato la realizzazione di 3 nuovi impianti per un totale di 30 kW. Quindi è una dimensione molto, molto piccola, quella che vedete alle mie spalle dà l'idea della dimensione dell'Arcers di Dracco, cioè partendo dal presupposto che esisteva, oggi per fortuna non più, il limite della cabina secondaria e in un paese di 500 abitanti ci sono 4 cabine secondarie, quindi avremmo dovuto fare 4 comunità energetiche, è un assurdo. Abbiamo lavorato alla comunità energetica che portasse il maggior vantaggio possibile per il comune, quindi il palazzo municipale, i suoi uffici, l'illuminazione pubblica, area camper, eccetera, e i soggetti privati che sono in affitto nei locali del comune. È una dimensione piccola, però è la dimensione che abbiamo ritenuto fattibile. Perché, per usare un esempio intuitivo, si impara prima ad andare in bicicletta e poi a guidare la Ferrari, no? Per cui vogliamo farci questo tipo di esperienza. Ecco, a che punto siamo adesso? La slide successiva, faccio proprio una sintesi. Disponevamo già di 2 impianti fotovoltaici. Voi sapete che il recupero di impianti fotovoltaici esistenti all'interno della comunità energetica si può fare in una misura del 30%, quindi siccome ne abbiamo circa 40, dobbiamo raggiungere almeno 120 kW insomma, di produzione e quindi l'obiettivo è raggiungere questo target per rendere più efficiente il progetto. Abbiamo 3 nuovi impianti, il primo è ultimato qualche settimana fa, stiamo aspettando l'allaccio Enel per entrare appunto nella fase operativa, gli altri 2 saranno a seguire. 2 concetti e concludo che forse possono essere utili. Superando il limite della cabina secondaria ci siamo posti nell'ottica di fare un ragionamento di territorio del nostro comune, cioè mentre prima la necessità era mettiamo tutto vicino al municipio perché dobbiamo collegarci a quella cabina e quindi facciamo gli impianti come si può, dove si può, cioè in maniera ragionata ovviamente, ma per dare forza a quel progetto, disporre dell'intero territorio comunale, anche se piccolo, significa fare una progettazione di territorio e quindi anche se non esiste, stiamo lavorando, virgolette, a una sorta di piano regolatore dell'energia, cioè dove andare a mettere in prospettiva gli impianti, soprattutto quelli più grandi, che ci saranno con questi bandi PNRR, eccetera. L'altro aspetto è la S dell'acronimo CERS, Comunità Energetica Rinnovabile Sociale, cioè la S sta a indicare che la legge, le norme europee sulle comunità energetiche, dato che sentite lo stesso, sulle comunità energetiche. Dicevo, la disciplina delle comunità energetiche è una disciplina europea che parla del concetto di comunità energetica. Allora noi ci siamo posti nell'ottica di poter dare una mano a quei cittadini che vivono nel nostro comune e che si trovano in condizioni di povertà energetica, ovvero in condizioni se non di indigenza, di bisogno di un'attenzione particolare, eccetera, e per fare questo, proprio perché non sia un'iniziativa arbitraria del comune, collaboriamo, abbiamo iniziato a impostare una modalità per collaborare
con il consorzio dei servizi socioassistenziali. Nel nostro caso in rete, voi siete con CIS38, ma insomma credo che il principio sia lo stesso, cioè non è il comune che decide quali sono i beneficiari di uno sconto sulla bolletta, eccetera, ma questo è fatto insieme al consorzio dei servizi socioassistenziali, appunto. Quindi, come dicevo all'inizio, parlare di comunità energetica, di sostenibilità, non vuol dire solo pensare al domani, al risparmio di oggi, ma vuol dire pensare al turismo, all'identità del territorio, ma vuol dire anche parlare del sociale, quindi di poter avere delle leve piccole per fare delle politiche anche nei nostri, usare questo parolone, fare delle politiche anche nei piccoli comuni per poter dare di vantaggi e fare degli interventi utili. Grazie. Avete notato che il sindaco di Vitracco cerca di prendere energia anche dalle pile dei microfoni? Quindi è in questa ottica. Però là dal piccolo comune passiamo a un vero grande comune, Sangano, cioè comune Sangano, sindaco Alessandro Merletti, voi avete la prima comunità energetica in Piemonte in forma cooperativa, ma come avete fatto? Sì, in effetti siamo talmente grandi che per noi è stato facile, siamo solo 3.700, grazie. Io non ho nessuna competenza, non avevo, meglio, nessuna competenza tecnica perché non sono avvocato, non sono tecnico, arrivo da un campo completamente diverso, il dottor Lavaselli sa da quale, e ho approcciato questa mia avventura politico-amministrativa solo perché in effetti amo il mio territorio e amo molti miei cittadini perché mi conoscono da quando sono ragazzino. E quindi quando un anno fa ormai partecipai, credo ci fosse anche l'onorevole Daniela, a una piccola conferenza che si tenne alla Sacra di San Michele sul clima, tenuta dal meteorologo Luca Mercalli, che mi aprì degli scenari abbastanza apocalittici. Ci disse che poteva succedere che intorno al 2035 i nostri figli, i nostri nipoti si accingessero o si avvicinassero a un interruttore per accendere la luce e schiacciandolo nulla succedeva. Oppure soltanto alcuni cittadini potevano poi accedere alla luce perché avrebbe avuto un costo tale che soltanto poche categorie potevano accedere. Sono sceso dalla Sacra di San Michele pensando cosa posso fare io per i miei cittadini. E condivido il concetto che qualche mio precedente relatore ha avuto, che la soluzione non può più essere l'ente, ma è il cittadino stesso. E in questo caso il cittadino è la soluzione perché mette a disposizione dell'ente i propri tempi. E in questo, come in tutti i convegni, come in tutte le... così anche soltanto le chiacchierate tra amici, c'è chi va al contrario. Noi abbiamo affrontato la situazione completamente in maniera diversa. Cioè l'ente non sarà mai, e non lo è, ma non lo sarà mai, il socio o il riferimento della nostra cooperativa di comunità. Ma noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo con l'assessore Alessia Cerchia, abbiamo iniziato a frequentare da quella giornata, l'ho obbligata a frequentare cene, serate, convegni come questo, telefonate, e in effetti abbiamo qualche centinaio di ore sulla schiena. Abbiamo stabilito che facciamo, abbiamo fatto di tutto e faremo di tutto per dare la possibilità ad una società di sviluppare la propria energia e di creare la propria comunità energetica. Quindi vogliamo che il cittadino sia la soluzione, ma il cittadino stesso scelga la soluzione e che non sia l'ente ad imporre una soluzione. L'ente farà di tutto per far sì che la soluzione sia la migliore nel caso in cui gli venga chiesto un appoggio. E quindi siamo arrivati a, come primo passo abbiamo coinvolto i cittadini per capire se c'era un ritorno, se c'era già una cultura di quello che il professor Mercalli mi aveva instillato nel mio pensiero. E devo dire che ad una prima manifestazione di interesse, una prima serata di chiacchierata, possiamo definirla, parteciparono molti cittadini sanganesi, tutti
culturalmente preparati a quello che si discuteva. Devo dire che non c'è stata quasi mai una domanda di quelle pazzesche, no? Ma cosa vuol dire la comunità energetica? Io devo bucare il muro per venire a prendere l'energia da te che c'hai il pannello. Nessuno ci ha mai posto una domanda così strana, tutti molto già culturalmente formati. Abbiamo incontrato tutte le nostre belle categorie dai coltivatori diretti, che sono, voi mi insegnate, parte fondamentale della comunità energetica, e siamo arrivati a trovare persone disposte a essere la soluzione, cioè a creare una società, e quindi investire in questa società che ha il nome di Sangano Energia Comune, dove il comune non ha ancora una quota, perché voi mi insegnate che per prendere e comprare delle quote di una società un ente pubblico ha un percorso ben preciso, deve passare il consiglio, deve andare a Corte dei Conti, passare all'agenzia del mercato e della concorrenza. E quindi noi, come ente comune di Sangano, credo che entreremo a far parte della società cooperativa di comunità Sangano Azione Energia Comune, scusate, tra 100-120 giorni. E quindi abbiamo scelto di appoggiare una società di cittadini sanganesi. Anche perché ogni volta, ogni giorno, i sindaci, gli amministratori subiamo 1500 piccole vessazioni per comprare una corona d'alloro da porre alla tomba o alla lapide dei caduti il 4 novembre, dobbiamo fare 4 decreti, scegliere, cambiare, fare la rotazione. E quindi abbiamo pensato che la società potesse andare oltre questi vincoli che giustamente abbiamo come amministrazioni pubbliche, quindi la società non dovrà subire le vessazioni del TUSP, della legge Madia, potrà lavorare con una società privata. Il comune avrà una minoranza, abbiamo creato, è stato fatto uno statuto, un regolamento dove il comune avrà dei vantaggi maggiori rispetto ai soci, sia finanziatori sia produttori, perché se la 199 del 2021 dice che le comunità energetiche devono essere fatte e vengono aiutate a crescere per fare in modo che sul territorio rimanga qualche cosa, il comune è chiaro che da questa comunità energetica, questa società dovrà avere un vantaggio economico che reinvestirà sul territorio come meglio crederà. E noi pensiamo di ci sono n maniere di investire i nostri soldi, i soldi che ci verranno dati dalla comunità energetica a beneficio di tutti i cittadini. E quindi credo che la nostra scelta sia un po' controcorrente, la faccia è la mia, so benissimo che mi sono giocato la mia faccia, sono sicuro invece che sarà un successo, non perché siamo più bravi, ma perché il mondo di quali. E non possiamo che cercare di seguire quello che ci dicono quelli che sono già molto più avanti di noi, in Nord Europa, qualche uno l'ha detto anche prima di me, in Norvegia il 60% dell'energia è già prodotta da energie rinnovabili. E quindi arriviamo sempre un po' in ritardo, ma il Ministero ci dice che dopo un anno, da quando usciranno i decreti attuativi, in Italia ci saranno 15.000 comunità energetiche, quindi non è che siamo proprio tanto indietro. Recuperiamo in fretta, siamo abituati a lavorare nelle emergenze e quindi recuperiamo in fretta. Ultima cosa che mi fa piacere dire è che, non so se è un bene o un male, questo lo dirà il futuro, sono anche presidente dell'Unione Valsangone e quindi da subito ho sempre cercato di coinvolgere i comuni della mia valle e devo dire che abbiamo fatto più di una riunione e abbiamo stabilito che ognuno di noi farà la propria comunità energetica a secondo della cornice dentro la quale vorrà costruire il suo progetto. E subito dopo, quando tutti i comuni avranno la propria comunità energetica, passeremo sicuramente a una CET, quella territoriale, di secondo livello, dove cercheremo sicuramente un gestore, come anche è stato detto precedentemente, gestirà
le 6 comunità energetiche, che io spero poi non si limitino a 6, ma vadano anche a toccare i territori degli amici comuni vicini. Avevamo il concetto di essere sotto la cabina primaria della città di Giavenza, che è la città più importante, chiamiamola la nostra capitale. Purtroppo la legge ci ha messo sulla cabina primaria della città di Piussasco. Questo non vuol dire che però la Val Sangone non debba continuare a perseguire il concetto di fare una CET, quindi una comunità energetica territoriale tutti insieme, ognuno con i suoi tempi, ognuno con le sue cornici, ognuno con le sue necessità e anche ognuno con le proprie diversità, perché il comune più alto, dove magari può sfruttare l'idroelettrico, farà una comunità energetica magari anche sfruttando l'idroelettrico. San Carlo ha soltanto tempi, non abbiamo neanche un'azienda, quindi devo proprio chiedere l'aiuto ai cittadini, che devo dire hanno dato un ritorno molto molto buono, perché nell'ultima seduta eravamo più di 100 e aspettano di poter diventare sia consumatori che produttori, e questo verrà credo tra i primi giorni di maggio, si verrà creata a livello giuridico dal notaio e la società, e quindi i miei cittadini potranno iniziare a partecipare attivamente alla vita di una comunità energetica. Grazie. Grazie. Allora, torno all'intervento su Sangano, visto che lei ha parlato di un impegno tecnico schiavizzando l'assessore Sicerchia, l'assessore delle politiche sociali e assistenziali, politiche giovanili, istruzione digitale, mediazione, ma quante cose per fare il suo assessore sindaco? Credo. Voi avete... È il contrario, non è il contrario, cioè quante cose mi fa fare l'assessore? Quindi voi in collaborazione sempre con la C2R avete lavorato molto al progetto che lei ha illustrato, e però c'è un progetto ancora più ampio, mi pare di capire, che è questa iniziativa con il Poli di Torino per rientrare in un altro concorso interno, e qui mettete a durissima prova il mio inglese, questo è il Challenge Polito Renewable Energy Communities to Enhance More Villages. Questo mi aiuterà, assessore, messi a cerchio, a chiarire di che cosa è e perché avete impostato questo lavoro. Grazie, intanto in sintesi io mi definisco assessore varie ed eventuali, così prendo la palla e corro. Ringrazio tutti e devo dire, se posso, visto che sono quasi alla fine di questo bellissimo incontro, ho trovato molto positivo il fatto di essere tutti, almeno chi ha parlato prima di me, allineati su una visione generale. Poi ovviamente le strade sono diverse, si possono modificare, possiamo insomma trovare ciascuno la strada giusta per il proprio comune, ma vedo che condividiamo qui tutti gli stessi valori, quindi l'idea di non lasciamo il territorio alle utilities, e credo che questo, senza demonizzare ovviamente le utilities che devono essere dei nostri partner, quindi IREN, NLX, tanto per nominarne qualcuno, ma è bello sapere che siamo all'interno di una comunità di sindaci e di amministratori che condividono lo stesso pensiero, cioè il fatto che il comune ha una grossa chance grazie alle comunità energetiche, che è quella di diventare, di poter creare valore. Quindi l'idea di non lasciare chiavi in mano alle utilities questo tipo di percorso, di iniziativa, sarebbe sicuramente più facile. Credo che tutti quelli che sono qui condividono il fatto che lasciare a qualcuno le chiavi di un progetto di questo tipo sarebbe più facile e più veloce. Tutti noi abbiamo deciso di cercare di renderci protagonisti, di rendere le nostre comunità protagoniste di un progetto che vuole andare a creare valore e tenerlo sul territorio. E quindi da qui nasce la ricerca, anche grazie a Sinergie, che è stata più volte citata, quindi Fondazione San Paolo, la Regione Piemonte, è stato diciamo la miccia che ci ha permesso di procedere, di cercare la nostra strada per valorizzare la nostra comunità. Ed è un po' quello che abbiamo fatto anche col comune di Sangano. L'idea della cooperativa di comunità, che è questa forma
giuridica particolare che è stata resa possibile da una legge regionale, ci permette proprio di valorizzare il coinvolgimento dei cittadini, perché poi io ci tengo a sottolineare un elemento fondamentale, così poi rispondo anche al tema e alla domanda che mi è stata fatta. Nelle comunità energetiche chi produce energia è altrettanto importante, ha la stessa importanza di chi la consuma. Quindi, anzi, la scommessa è proprio far consumare bene il cittadino, perché adesso noi con C2R abbiamo avuto già un primo studio di prefattibilità molto importante che ci dice che se domani riuscissimo a pannellare tutti i tetti del comune di Sangano, per consumare l'energia che noi andiamo a produrre, quindi ottenere gli incentivi che ci verranno riconosciuti da GSE, dovremmo coinvolgere almeno 200 famiglie. Poi possiamo andare a coinvolgere RSA, imprese, quindi i consumatori dovranno essere più dei produttori se parliamo di famiglie, ma per avere 200 famiglie noi dobbiamo creare cultura e dobbiamo insegnare ai consumatori che dovranno consumare non come hanno sempre consumato oggi, ma dovranno andare a consumare energia nel momento in cui l'energia viene prodotta, il che significa che fino a ieri dicevamo a tutti la lavatrice accendetela di sera, di notte, domani dovremo dirgli la lavatrice ci serve che voi la accendiate tra l'una e le due del pomeriggio. E quindi è questa la sfida ed è uno dei motivi per cui siamo partiti cercando di valorizzare la comunità e quindi facendo un percorso che forse non è l'opposto, ma che comunque partiva dal capire quanta disponibilità ci fosse dalla popolazione e dai cittadini di far parte di questo progetto. E quindi da qui l'idea di partire con la comunità e coinvolgere i cittadini. Siamo sempre stati molto chiari, quindi gli abbiamo detto che questo progetto parte, giusto, e si sviluppa se c'è l'interesse loro e se c'è un impegno loro importante in questa direzione. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo, come comune di Sangano, visto che non abbiamo tutte le risorse che potrebbe avere un comune di 15.000 abitanti, siamo 3.700, abbiamo giocato sull'essere innovativi, quindi abbiamo cercato un po' di essere i primi, prendendo anche qualche rischio nella definizione della comunità, nel coinvolgimento dei cittadini e nel coinvolgimento del Politecnico di Torino. Devo dire che per una fortunata coincidenza, nel momento in cui stavamo iniziando a ragionare con C2R per sviluppare la nostra comunità energetica dal punto di vista tecnico, dal Politecnico di Torino ci veniva una proposta di essere il comune zero, il caso zero di una challenge, cioè di una sfida che raggruppava studenti provenienti un po' da tutto il mondo, il cui tema era proprio quello di creare dei progetti completi su comunità energetiche innovative nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Quando ci hanno detto volete essere voi il caso zero, sappiate che verranno gli studenti, vi chiederanno informazioni, vi chiederanno dati, dovrete dare un po' di lavoro ai vostri uffici, noi abbiamo detto sì, assolutamente, siamo pronti. Tu hai detto sì. Sapendo che il sindaco avrebbe accolto con... Mi ha passato la notizia e l'ho accolto con grande gioia, ma non mi ha dato tempo nel motivo. Niente, era già... Poi, diciamo che già... mi sembrava una scelta dovuta e ovvia assolutamente. Quindi abbiamo avuto la fortuna poi di scoprire che la challenge coinvolgeva C2R, era stata avviata da C2R in collaborazione con i Politecnici, quindi ci siamo ritrovati di nuovo a ragionare insieme su che cosa? Su sfide innovative, perché fare la comunità energetica dal punto di vista giuridico non è facile, si fa, ma poi dobbiamo immaginarci come farla camminare e correre, perché è vero quello che diceva qualcuno, chi mi ha preceduto, deve partire con gli incentivi, ma non può pensare di sopravvivere e di svilupparsi semplicemente con gli incentivi legati all'autoconsumo. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo dati disponibili ed è un progetto, devo dire, ancora in corso, bellissimo. Sembrava che ci fosse un gruppo molto ristretto di studenti, ci siamo ritrovati con 30 studenti provenienti da tutto il mondo. Abbiamo, se non sbaglio, Pakistan, Iran, Cina e Giappone, credo, Sudafrica, adesso non mi ricordo più, li sto sparando, ma insomma
studenti bellissimi che sono venuti, hanno fatto un sopralluogo a Sangano e adesso stanno ragionando insieme, loro provengono da diversi settori del Politecnico, lavorano già al Politecnico, stanno studiando, hanno diverse specializzazioni di ingegneria. Il loro compito sarà entro giugno quello di consegnare 6 progetti definitivi, quindi studi tecnici ed economici su comunità energetiche innovative. Devo dire, io ho partecipato al primo incontro di presentazione delle prime idee, mi sono divertita tantissimo perché vanno dal costruire, poi noi un po' lì gli abbiamo lanciato tutto. Di tutto di più, dalla pista ciclabile che si illumina di notte al passaggio, quindi che produce energia meccanica, energia elettrica dal movimento meccanico, a pannelli su parcheggi dovunque, addirittura ho visto un gruppo, mi ha colpito perché noi abbiamo 3 pini molto alti davanti alle scuole che per battuto mi ha detto vorremmo abbattere, e loro invece si sono immaginati, c'è stato subito un no generale, e la prima cosa che hanno fatto, hanno immaginato un parco giochi tra i pini, con i bambini che si buttano giù da queste casette sugli alberi che producono energia, ovviamente minima, ma che magari va a caricare il cellulare del genitore che sta aspettando il bambino che gioca. Adesso ovviamente sono tutte suggestioni, sono progetti che probabilmente non so se vedranno mai la luce, magari ci proveremo, però l'idea è proprio quella di avere anche degli input diversi, volare come ci piace fare su progetti per il futuro, e chissà, magari invece il parco giochi con le liane riusciremo ad averlo e ci porterà anche qualche... Così dormirò sicuro tutte le notti, è per una mia sicurezza. Non rubo altro tempo, però vi ringrazio tutti e speriamo di sognare insieme. Certo, abbiamo ancora un'esperienza pratica sul territorio, qui però si vola molto alto, Francesco Carciocco, amministratore delegato di Acea Pini Arolesi. Io qui vedo dei dati che noi dei piccoli comuni neanche possiamo immaginare, gestite molti servizi per comuni, aziende e cittadini. Acea Pinerolesi ha 367 dipendenti, ha 2 sedi operative a Pinerolo e ha 14.500 quadri di superficie, in parte edificato, in parte ufficio, in parte magazzini, e praticamente ci propone il modello pionieristico di Acea Pinerolesi. Qui stiamo parlando di educare l'autoconsumo collettivo, soluzioni idonee e vantaggi, quindi esclusi i biellesi che da sempre risparmiano e spendono poco per loro natura. Come facciamo ad accompagnare gli altri a educarsi a un consumo più consapevole? Buongiorno a tutti. Si sente? Sì. Innanzitutto ringrazio il Comune di Oseglia, l'onorevole Ruffini, per il cortese invito, e voi anticipatamente per la pazienza che avete ascoltato, se rimanete fino alla fine. Sono anche contento di essere lontano dal moderatore, perché se nel caso sforasse, siccome io non sono bravissimo in questo, non riesce a darmi calcione sul portale. C'è qualcosa. No, dico questo perché mi stavo facendo questa riflessione. Questo convegno, no, è stato organizzato al momento opportuno. Un momento più opportuno non ci poteva essere, perché sul discorso comunità energetiche sta finendo un mondo e ne sta iniziando un altro. Il mondo delle comunità energetiche senza tutti i decreti attuativi giusti, e che quindi potevano essere fatte più o meno solo in certe condizioni, eccetera, e in un mondo in cui ci sarà probabilmente tutta la normativa a posto. Quel mondo, il secondo mondo, avrebbe dovuto esserci già qualche mese fa. Il Ministero continua a dire la settimana prossima lo firmo, qualche volta sa che è sbagliato a dire ma l'ho già firmato, non è vero, però contiamo tutti sul fatto che fra poco ce l'ha preso, no? Così? Perfetto. Contiamo tutti sul fatto che fra poco ce l'ha preso. Allora, perché ho fatto questa premessa? Per giustificare la mia obiezione di prima, chissà se riesco a stare 10 minuti. Perché sono due mondi diversi, due scenari diversi. Allora, quello che ha fatto
come è stato definito dagli organizzatori, pionieristicamente a Pinerolo, fa parte del primo scenario. Il futuro è il secondo. Allora, comincio a parlare del primo. Il primo scenario è quello scenario in cui tutti parlavano di comunità energetiche, lo fanno ancora adesso, pochi sapevano di che cosa si stesse parlando. In realtà le cose che si potevano fare erano poche. Allora, tutti parlavano di comunità energetiche nel senso anche più fantasioso, no? Anche più fantasioso, no? Non appena c'era un po' di energia che girolava e c'erano due o tre persone che girolavano intorno a questa energia, quella lì era una comunità energetica, no? Ho sentito di tutto al mondo, ho sentito di tutto. Vi faccio un esempio: quando non c'è nessuna normativa, sento un comune in Puglia, noi abbiamo fatto una comunità energetica, telefono al sindaco, come diavolo avete fatto a fare una comunità energetica? Ah, dice, noi diamo un incentivo a tutti quelli che mettono il fotovoltaico sul tetto, quindi la nostra comunità, il nostro comune è una comunità energetica, e così via. E così via. No? Ma ancora adesso molti usano quel termine molto impropriamente. Nella realtà, fino ad oggi, non era tutto completamente normato. Allora, quando noi come ACEA ci siamo approcciati a questo tipo di problema, abbiamo capito che forse una cosa con la normativa che c'era due anni fa, tre anni fa, si poteva fare, ed era fare all'interno di un condominio. Perché fare una comunità energetica che poi sarebbe improprio anche questo come termine, perché è più un autoconsumo collettivo, se vogliamo, no? Però fare all'interno di un condominio ti toglieva tutta una serie di problematiche, di agonie che c'erano, no? Quindi noi ci siamo buttati sull'autoconsumo condominiale e devo dire abbiamo ottenuto dei risultati eccezionali. Io adesso parto dai risultati e poi vi dico anche più o meno come abbiamo fatto, poi allungo ancora il tempo se dopo ci sono delle domande, no? Che così mi dà la possibilità. Allora, i condomini che noi abbiamo trattato arrivano a una autosufficienza energetica del 90%. Questo è il primo dato. Cosa significa autosufficienza del 90%? Significa che tutto il fabbisogno energetico del comune, del condominio è soddisfatto per il 90% dal fotovoltaico che è sul tetto. Anche la parte termica, la parte termica. Quindi sono condomini che sono allacciati alla rete del gas, allacciati alla rete elettrica nazionale, ma la usano praticamente solo in caso di emergenza, perché normalmente è così. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Dal punto di vista ambientale, la conseguenza è che l'inquinamento è 10%, ripeto bene. Dal punto di vista economico, sto prendendo sempre dalle conclusioni, dal punto di vista economico il condomino non ha uno sconto in bolletta del 90%, ne ha un po' meno, per il banale motivo che l'investimento l'abbiamo fatto noi come azienda e quindi dobbiamo rientrare nell'investimento anche. Però ha degli sconti che si aggirano sul 70-80%, più o meno siamo lì, per 5 anni. Dopo noi rientrati dall'investimento lasciamo il tutto e quindi avrà lo sconto del 90%, avrà un risparmio del 90%. Allora, questo risultato, ripeto, è un risultato eccezionale che non va confuso con tutti quelli IREN, per capirci, ecco, che ti mettono il fotovoltaico sul tetto del condominio, con quella corrente ci fanno andare l'ascensore e la luce della scala, il resto lo buttano in rete e ti dicono quella è la comunità energetica. No, è un'altra roba. Ok? Ed è una situazione estremamente complicata da realizzare, ma non dal punto di vista tecnico, perché in fondo ci sono delle soluzioni tecniche conosciute, non siamo inventati niente. Dal punto di vista
autorizzativo, gestionale, il software che ci sta dietro, eccetera, eccetera, eccetera. No, questo è quello che noi abbiamo realizzato. Non è, sia chiaro, un prototipo che abbiamo realizzato di condominio, ne abbiamo già fatto 30 condomini. Il primo condominio che abbiamo fatto ha due anni abbondanti, perché mi pare abbiamo inaugurato, se non ricordo male, a marzo del 21, quindi secondo condominio da qualche mese in meno e così via, no? Quindi i dati che vi ho dato sono dati a consuntivo, okay? Quando parlo del 90% non parlo del massimo ottenibile, no? È una roba giusta che ci sta. Poi dipende da tanti fattori, dipende dal condominio stesso, come è costruito, come è fatto, come noi l'abbiamo trattato, dipende com'è il clima. Vabbè, diciamo, questi due anni sono stati anche fortunati in quel senso lì, perché ha piovuto poco, è nevicato poco, c'è sempre stato il sole, per la disperazione di chi pensa all'acqua, anch'io se mi metto dall'altra parte, ho sentito un interessante intervento prima. Noi forniamo anche acqua, fra l'altro, con un'azienda, quindi abbiamo quel problema lì, però dal punto di vista, ecco. Però sono dati a consuntivo degli ultimi due anni, ok? Diverso è il discorso del futuro. Poi, se avete poi domande, approfondiamo tutti, secondo me. Diverso è il discorso del futuro. Allora, il futuro dovrebbe consentire, quando ci saranno dei decreti attuativi opportuni, di fare comunità energetiche su cabine primarie e quindi con certe dimensioni interessanti, perché adesso ha poco senso, no? Allora, parliamo, ecco, qui dividerei ancora in due anche, e cioè fatta fra privati e fatta con i comuni dentro. Fatta fra privati è una cosa che si può fare tranquillamente, se si sa fare, e se i decreti attuativi saranno quelli che abbiamo visto in porta, se non verranno modificati dall'Unione Europea, perché adesso l'Unione Europea è l'osservante, eccetera, eccetera. E molto banalmente funzioneranno così. Io metto il fotovoltaico sul tetto di casa mia, utilizzo quello che produco e che mi serve, quello che non mi serve lo butto in rete. Quello è quello che succede oggi ed è anche quello che succederà domani. Poi finisco il discorso. L'avvocato invece, lei non ce l'ha fatto fotovoltaico sul tetto, allora siamo in comunità energetica, usa il mio, ok? Usa il mio. E materialmente lo prende dalla rete e lo paga allo stesso prezzo che ho pagato prima. Dopodiché, sullo scambiato, cioè su quello che ci siamo scambiati noi due, c'è un contributo che oggi vale, mi pare, 130 euro al megawattore. Quello va all'associazione, alla formula che abbiamo fatto noi due. No, due sono pochi, tre, va bene, comunque, abbiamo detto, no? O quelli che sono. Bene, questo contributo va a questa associazione o altra forma cooperativa, e la quale può fare quello che vuole, cioè può decidere di dividere questi soldi fra i vari soci, può anche decidere di tenerli o fare parte per fare altri investimenti fotovoltaici, eccetera. Due minuti in chiusura. È arrivato il calcetto sotto il tavolo. A calcetto? Allora, calcetto, vado veloce. Se di mezzo ci sono i comuni, la roba è più complicata, perché intervengono altri fattori. Io ho apprezzato molto il ragionamento di Sangamo, sinceramente, i due interventi che ci sono stati, perché hanno dimostrato di aver affrontato un problema difficile, di esserci avvicinati alla soluzione, o magari essere già arrivati alla soluzione. Dico avvicinati non per scarsa fiducia, perché non è fatto, mi sembra, davvero. Ci sono ancora delle cose che devono essere chiuse, fatte, ecco, appunto. Però hanno dimostrato di essere i primi ad aver capito una tematica. Mentre in giro si sente spesso parlare i comuni, che ah sì, adesso facciamo una bella associazione, facciamo la comunità energetica. E poi non è così facile, ci sono tutta una serie di forme. Poi dipende dal segretario comunale che trovi, poi dipende dal funzionario che trovi, poi dipende
da cosa dice la Corte dei Conti, poi dipende, soprattutto se sei il primo. Quindi apprezzo tantissimo questo tipo di cose. Chiudo qui perché sennò prego scherzato. Grazie Francesco Cacciofola. Vorrei lasciare la parola a Daniela Ruffino, onorevole, ottava commissione ambiente e territorio e lavori pubblici. Onorevole, è sempre colpa dei parlamentari quello che succede. Quello che succede dall'Arno in giù, diciamo. No? Quindi, come la vediamo dal punto di vista politico questa situazione? Grazie. Grazie. E una parte di colpa effettivamente sì, è dei parlamentari, del Parlamento, della politica, se pensiamo che ad oggi non ci sono ancora i decreti attuativi, non do la colpa ad un governo piuttosto che all'altro, ma certamente a una lentezza che contraddistingue il Parlamento italiano. Questo credo sia un pensiero inconfutabile. Io avrò un appuntamento col ministro Pichetto per fine mese e sicuramente porterò queste istanze. Perché? Perché mi sento un parlamentare, una parlamentare di prossimità, perché la mia esperienza e la mia vita ovviamente è con i comuni, quindi raccolgo veramente le istanze ed anche le difficoltà e voglio continuare anche in questa legislatura a portare avanti questo compito. Certamente in aula e in commissione non è facile parlare di comuni. I comuni servono quando ci sono le grosse emergenze, quando ci sono problemi da risolvere, ma quando i comuni si mettono in gioco, come abbiamo visto oggi, e credo ci siano stati degli elementi importanti, io li ho visti prendere appunti, quindi credo sia stata una mattinata molto importante, beh, i comuni non hanno gli strumenti, sono stati falcidiati come personale, perché oggi i comuni non riescono a vincere la sfida, ce la faranno, ma la sfida del PNRR, perché lo so, penso a Giosi che vedo in prima fila, perché manca il personale, perché un sindaco fa veramente di tutto, perché un sindaco vorrebbe portare avanti questi temi per la propria comunità, perché? Perché è una grande opportunità questa ed è un qualcosa che deve essere colto oggi e non più domani. Penso che aver ascoltato le amministrazioni che hanno portato avanti questi temi, io ringrazio intanto il sindaco di Ozegna per l'ospitalità, Sergio Bartoli, i relatori di oggi per i contributi dati importantissimi e ovviamente anche il nostro moderatore, ma ringrazio anche voi insieme tra l'altro a Cristina Barella e Davide Carra che sono là dietro, perché insieme ecco si è organizzato questo momento volendo, come dire, parlare di un tema concreto, di toccare con mano le difficoltà ma anche le soluzioni. Io penso che vivendo questi momenti come gruppo ci si dia più forza. Se pensiamo che Ozegna è un comune che ha 1206 abitanti, ma anche una struttura del genere molto alto, ma come molti di voi seduti tra il pubblico, ecco, pensiamo che le amministrazioni locali siano al centro dell'attenzione e tornino ad essere, non hanno mai perso la vicinanza con i propri concittadini, ma riescano a costruire dei momenti importanti di condivisione con i propri concittadini. Si parla di semplificazione nel precedente governo e in questo governo. Ho ben presente quello che è stato detto da ognuno di voi. Non siamo ancora arrivati a toccare con mano questa semplificazione. Molto probabilmente anche il nuovo codice degli appalti personalmente mi preoccupa tantissimo. Non so se agevolerà la vita degli amministratori o magari tra un anno ci renderemo conto che si va incontro a rischi non indifferenti e a qualche inchiesta. Spero di no, certamente le cifre mi preoccupano. Questa però è la realtà che dobbiamo riuscire a superare. Io penso che l'importanza di dire oggi che il cittadino è al centro,
che c'è, come dire, questa progettazione di territorio e il piano regolatore dell'energia. Mi piace tantissimo, sindaci, consiglieri, amici, non lasciamo cadere questo progetto perché diventa particolarmente importante. Stiamo anche dimostrando come i piccoli comuni riescano a lavorare molto più velocemente dei comuni più grandi. Io arrivo dal comune di Giaveno, sono consigliere di opposizione. Il mio comune non è una critica, ma non è ancora arrivato a questi livelli. Non so il comune di Chieri se stia affrontando queste problematiche, però è un esempio che dobbiamo certamente oggi prendere dalle piccole comunità. Guardate, le mie considerazioni sono queste. Io ho preso veramente tantissimi appunti. L'ultimo è la visione al 2050. Io rimprovero un po' gli amministratori in senso bonario quando non hanno la visione del futuro, quella che disegna il futuro anche dei propri concittadini. Allora teniamo in mente questo quando stiliamo bilanci, quando facciamo programmazione. Noi riusciamo a dare una forte spinta al nostro territorio e ai nostri concittadini quando sappiamo guardare avanti, quando sappiamo offrire delle opportunità. E questo è un modo per tenere i cittadini sui nostri territori, per mantenere i servizi, le scuole aperte. Oggi ci sono dei cali demografici enormi. Allora, sicuramente queste opportunità servono ad aiutare i nostri concittadini a vivere in questi territori che io chiamo periferie, ma lo faccio in modo provocatorio perché voglio che i ministri, il governo si rendano conto che non ci sono soltanto le periferie delle grandi città, ma ci sono le periferie di questo regno che ogni giorno si sveglia, che lotta molto di più della grande città per dare queste opportunità. Allora io penso che fare rete, costruire sistemi, partire dal piccolo, costruire i progetti insieme sia una cosa grande. Non perdiamola di vista, io ci sono, c'è il mio lavoro in commissione, in ottava, ambiente, lavori pubblici e territorio, imparo tantissimo tutti i giorni, ma io questa mattina ho imparato tantissimo da tutti voi e vi ringrazio.